Short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Never look back. I think it was a wonderful thing we did. We saved a lot of lives, a lot of American boys. And, I mean, the world today is better off. I'm 75 years old today. And my only regret that we didn't lay 10 atom bombs on them. Seeing that the bomb is the reason why Japan ended the war, maybe what some people think, but that is not the whole of the picture. At 8:15 a.m. on the 6th of August 1945, the world's... La prima bomba atomica del mondo esplode sulla città di Hiroshima, nel sud-ovest del Giappone. La città è quasi completamente distrutta e circa 130.000 persone, per lo più donne e bambini, vengono uccise dall'esplosione. Tutta la pelle dietro la mia testa venne via. Rimasi senza pelle lungo tutta la schiena, le mani, le gambe. Il peggio era sulle braccia e le gambe. Ero completamente rosso. La pelle pendeva dal mio corpo e si poteva vedere la carne. Mi accorsi che tutte le persone attorno a me erano nelle mie stesse condizioni ed eravamo tutti stesi a terra. A terra c'era una madre con un neonato. Quando mi sono avvicinata a lei ho visto che il bimbo era ancora vivo e cercava il seno di sua madre. Il bimbo succhiava mentre sua madre era morta. Era una scena davvero tragica. Non potevamo fare nulla. Tutta la gente attorno a me stava urlando: acqua, aiutatemi, sto morendo. Piangevano per le loro madri. Sentivo le loro voci ed improvvisamente il silenzio, e allora capivo che erano morte. Alcuni riuscivano ancora a camminare. Avevano i capelli dritti in testa e tenevano le mani protese in avanti. In questo modo sembravano dei fantasmi. Tre giorni dopo, una seconda bomba atomica ancora più potente viene sganciata sulla città di Nagasaki. 70.000 persone rimangono uccise da questa esplosione atomica. Gli eventi che conducono al primo terrificante impiego della potenza atomica hanno origine 4 anni prima a Pearl Harbor. L'attacco a sorpresa dei giapponesi sulla flotta degli Stati Uniti nel Pacifico aveva fatto 2.000 vittime americane, portando gli Stati Uniti a combattere sia contro la Germania che contro il Giappone. Avevano umiliato gli Stati Uniti a Pearl Harbor. Avevano messo a nudo la vanagloria e la scarsa preparazione degli Stati Uniti, l'arroganza delle sue forze navali e militari. Ci avevano messo in imbarazzo di fronte a tutto il mondo. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nel nome del loro imperatore dio Hirohito, i militari che hanno dominato il governo giapponese al tempo di Pearl Harbor sono pronti a prendere il controllo di tutto il Pacifico, anche se questo significa la guerra contro gli Stati Uniti. J.
Il Giappone non era mai stato sconfitto in nessuna guerra ed aveva già vinto contro la Russia. Avevano dimostrato di essere forti. A quell'epoca il paese aveva ancora delle colonie, la propria tradizione e il loro orgoglio di samurai. Erano forti. Gli americani e i loro alleati britannici affrontano un nemico la cui reputazione è quella di essere spietato e brutale. Nel 1943 il Giappone, con più di 3 milioni di uomini armati pronti a combattere e morire per il loro imperatore, occupa gran parte della Cina, inclusa la Manciuria, le Filippine, Hong Kong, Singapore, Burma, ed è in procinto di minacciare l'India. Questo è il Giappone. 75 milioni di persone industrializzate e meccanizzate, irregimentate e allenate come macchine, preparate e pronte con fredda astuzia alla conquista necessaria alla realizzazione del sogno giapponese di dominare il mondo. Si tratta della guerra mondiale, il cui campo di battaglia è sia l'Asia che l'Europa. I cinegiornali raccontano alla gente che è una battaglia per la sopravvivenza tra le forze della libertà e i demoni del fascismo. In Germania il nuovo ordine veniva chiamato nazionalsocialismo o nazismo. In Giappone in molti modi. Una nuova era di illuminazione, un nuovo ordine in Asia. Ma il suo nome non aveva importanza. Si trattava del solito vecchio imperialismo militare. Si dice sempre che i guai non vengano mai da soli. Guardate attentamente questo trio. Ricordate questi volti. Ricordateli bene. Se mai li doveste incontrare, non esitate. La persecuzione ad opera dei nazisti spinge molti dei più brillanti scienziati atomici d'Europa in esilio, prima in Gran Bretagna e poi in America. Le forze armate statunitensi si prendono cura di loro e mettono su un progetto segreto dal nome in codice Manhattan. A Los Alamos, nelle montagne del New Mexico, inizia la corsa alla costruzione della bomba atomica. A Los Alamos eravamo motivati dal desiderio di produrre la bomba atomica prima che lo facessero i tedeschi. Era la nostra giustificazione. Gli scienziati europei sanno già come dividere l'atomo e a Los Alamos lavorano instancabilmente per produrre l'energia utile a costruire la bomba più potente della storia. Nella primavera del 45 la bomba sembra essere una realtà. Anche se la Germania è già sconfitta, può servire contro il Giappone. Nel Pacifico le forze americane subiscono forti perdite mentre combattono isola per isola in direzione del Giappone. Nel conquistare Iwo Jima perdono 6.000 uomini. Ad aprile invadono l'ultima roccaforte giapponese prima della terraferma, l'isola di Okinawa. Avevamo un solo obiettivo, e cioè quello di spazzarli via dalla faccia della terra, in un modo o nell'altro. Quando li affrontammo, non avemmo nessuna pietà, proprio come fecero loro con i nostri Marines. Quindi erano dei buoni avversari. Andammo lì e facemmo quello per cui eravamo stati mandati. Gli americani sbarcano più di 60.000 Marines che affrontano un esercito giapponese molto determinato. La battaglia per la conquista di Okinawa diventa la più sanguinosa della Seconda Guerra Mondiale. Gli era piaciuto uccidere gli americani, ammazzare degli occidentali. Non gli piacevamo. Ci consideravano dei selvaggi. Eravamo persone indegne e avevano piacere ad ucciderci. Ma quando capimmo come trarne vantaggio, uccidemmo molti di loro. Eravamo piuttosto bravi a farlo. ...12 aprile negli Stati Uniti, 13 aprile ad Okinawa. Arriva la notizia che il presidente Roosevelt è morto. In un momento critico della battaglia, il presidente Roosevelt, che aveva condotto l'America in guerra e che aveva autorizzato gli esperimenti segreti sulla bomba atomica, muore dopo una lunga malattia.
gli succede il suo poco noto vicepresidente. With great humility, I call upon all Americans to help me keep our nation united in defense of those ideals which have been so eloquently proclaimed by Franklin Roosevelt. Il nuovo presidente aveva iniziato la sua carriera come fornitore di abbigliamento da uomo a Kansas City e aveva abilmente scalato la macchina del Partito Democratico. La scelta di Truman quale vicepresidente di Roosevelt è una sorpresa. All'inizio non mi piaceva, pensavo fosse imbarazzante per gli Stati Uniti. Aveva l'aria di essere rozzo, aveva uno stile parrocchiale, era dimesso. Insomma, era provinciale. Ma con il tempo ho iniziato ad apprezzarlo. Era un duro, davvero duro, ed estremamente ostinato. Se provavi a fargli pressione, rimaneva addirittura più saldo sulle sue posizioni. Nonostante Truman sia stato vicepresidente, non è mai stato veramente vicino a Roosevelt ed è escluso dal circolo più ristretto della Casa Bianca. Aveva bisogno, come diremmo oggi, di carburare. Era completamente al di fuori della situazione militare, a differenza di molti vicepresidenti che sono addentro a tutte le questioni. Ormai esistono migliaia di uomini, tra scienziati e personale, a lavorare nella massima segretezza alla costruzione della bomba atomica. Con un budget di 2 miliardi di dollari, è il progetto militare più dispendioso della storia americana. Eppure, il nuovo presidente ne sa poco o niente, finché non ne viene informato dal segretario per la guerra Henry Stimson, 2 settimane dopo la morte di Roosevelt. Probabilmente Truman non capì subito di cosa si trattava. Era stato un artigliere nella Prima Guerra Mondiale e l'impressione è che pensasse si trattasse di una grossa bomba, una specie di granata, ma più grande. Truman ci mette del tempo per comprendere il pieno significato della nuova arma americana, ma l'equipaggio della forza d'urto atomica, addestrato segretamente nel deserto dello Utah, inizia a intuirne il terribile potere. Una domenica pomeriggio, uno degli ufficiali della sicurezza arrivò a casa mia e mi disse, mentre prendeva un pugno di quella terra salata e polverosa, stiamo lavorando su una bomba che trasformerà la città in questo. Io rimasi a bocca aperta. Nel maggio del 1945 l'esercito russo mette sotto assedio Berlino. Mentre la battaglia nel Pacifico si svolge ancora furibonda, i nazisti depongono le armi e l'8 maggio la guerra in Europa è già finita. Il progetto Manhattan inizia come una corsa alla costruzione della bomba atomica prima che lo facciano i nazisti. I tedeschi si arresero prima che la bomba fosse pronta. Quindi era ovvio usarla contro i nemici rimasti. Much remains to be done. The victory won in the West must now be won in the East. The whole world must be cleansed of the evil from which half the world has been freed. La guerra in Oriente entra ora nella sua più brutale e sanguinosa fase, con gli alleati che si avvicinano al Giappone e gli americani che combattono per prendere Okinawa. I giapponesi erano dei combattenti indomiti. Non avrebbero mai mollato. Sbarcammo sull'isola con intenzioni pacifiche. Ma una volta viste le loro tattiche e cosa facevano ai prigionieri e ai civili, decidemmo che la nostra missione era quella di ucciderli ed è ciò che facemmo. Giravano tante voci. Ci dicevano che se fossimo state catturate dagli americani saremmo state stuprate. Se invece avessero preso un uomo, lo avrebbero caricato a bordo di una nave, portato in alto mare, buttato fuori bordo e affogato. Noi fuggivamo dal nemico, ma ovunque andassimo sentivamo sempre queste voci. Molti abitanti di Okinawa si suicidano piuttosto che cadere nelle mani degli americani.
Sotto il costante attacco dei kamikaze, le perdite americane a Okinawa ammontano a 12.000 morti. Anche le perdite dei loro nemici, tra giapponesi e civili di Okinawa, sono terribili. Più di 100.000 vittime. In patria, gli americani sperano ardentemente nella fine della guerra e dello spargimento di sangue. In the memory of those who have made the supreme sacrifice, we shall not fail. Per Truman, le perdite americane sono un incubo. La bomba atomica non è ancora stata testata e i suoi consiglieri militari stanno pianificando la resa dei conti finale, l'invasione del Giappone. Ma se i giapponesi sono in grado di uccidere tanti americani su una piccola isola del Pacifico, quanti potranno ucciderne per difendere la loro patria? I giapponesi erano stati preparati a combattere, così come i civili. A loro era stato insegnato come affilare le canne di bambù e attaccare i soldati americani sacrificandosi. La cosa più importante che un giapponese avrebbe potuto fare era sacrificare la propria vita per il bene dell'imperatore. Nel governo giapponese i realisti sanno che ormai sono spacciati, ma l'orgoglio militare e l'onore dell'imperatore rendono impossibile una resa prematura. All'arrivo del nemico, l'esercito giapponese avrebbe ordinato a tutti di combattere fino all'ultimo uomo, donna o bambino. Non avrebbero mai riconosciuto la sconfitta. Era contrario alla tradizione militare. Venivano addestrati a combattere fino alla fine. Il loro orgoglio non gli avrebbe permesso di tentare la via della pace. I piani americani sono concentrati nel preparare l'invasione del Giappone. L'aviazione americana polverizza le città giapponesi con armi convenzionali. In un raid su Tokyo muoiono 100.000 persone. All'epoca il Giappone non aveva altre armi. Tutti gli uomini erano andati in guerra. Le uniche persone rimaste erano i vecchi, le donne e i bambini. Non c'era più forza lavoro. Erano i bambini dai 12 anni in su a lavorare. Io ero una di loro. Invece di andare a scuola, lavoravo ogni giorno e ogni fine settimana senza interruzione. Il Giappone a quell'epoca aveva grossi problemi di comunicazione. I trasporti avvenivano con grande difficoltà. La fornitura di cibo e di combustibile era molto limitata. Soffrivano anche di un'altra carenza. Non erano in grado di produrre. Sentivano che il governo li aveva abbandonati, che non gli dava indicazioni. C'era una certa ostilità tra popolazione e governo. Il Giappone, tagliato fuori dal blocco navale americano, è attanagliato dalla fame. La produzione interna è bloccata. E da giugno la vittoria americana ad Okinawa non fa che portare il nemico sempre più vicino. L'imperatore sente il cambiamento di umore della popolazione e chiama l'ammiraglio Suzuki a formare un nuovo governo. Contrariamente ai militari, Suzuki suggerisce la sollecitazione della pace. Mio nonno era un ufficiale della Marina, quindi aveva viaggiato molto. Sapeva che una volta dichiarata la guerra, la nazione più forte avrebbe vinto. Non credeva possibile per il Giappone vincere la guerra contro una nazione potente come l'America. Tutti volevano passare subito dalla guerra alla pace. Io credo che lui volesse raggiungere quell'obiettivo. Il nuovo ministro degli esteri è l'ex ministro di gabinetto Shigenori Togo. L'unica ragione per cui Togo era in carica presso il gabinetto era quella di fermare la guerra. Doveva convincere l'intero gabinetto, doveva convincere i militari e il comando supremo che era il momento di far finire la guerra. Togo vede una sola via d'uscita. Qualsiasi richiesta di pace all'America sarebbe stata vista dai militari come un tradimento. Perciò Togo si rivolge al suo ambasciatore a Mosca,
lo convince a negoziare la pace attraverso l'Unione Sovietica, l'unica grande potenza non ancora in guerra con il Giappone. Tutte le maggiori potenze erano schierate contro il Giappone. Gran Bretagna, America e altre. L'unica potenza che era in pace con il Giappone era l'Unione Sovietica. Nel 1941 il leader sovietico Joseph Stalin ha firmato un patto di neutralità con i giapponesi. Ma non appena il Giappone inizia a crollare, non c'è più nessuna garanzia di una neutralità sovietica. Togo calcola che coinvolgere Stalin nei negoziati di pace avrebbe tenuto i sovietici fuori dalla guerra. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Il popolo americano non sa nulla dei tentativi giapponesi di negoziare attraverso l'Unione Sovietica. Ma il trattamento dei prigionieri di guerra alleati nei campi di prigionia giapponesi viene reso pubblico e questo aumenta il loro desiderio di vendetta. Li odiavo per come trattavano i prigionieri di guerra americani e di civili olandesi, inglesi, americani. Ormai queste cose le sapevamo benissimo sia in Europa che in America. E li odiavo perché non hanno mai fatto parte della Convenzione di Ginevra. E questo significava scegliere la crudeltà. Se l'avessero firmata, avrebbe significato che avevano scelto l'umanità anziché la crudeltà. Nei campi giapponesi, quasi 30.000 prigionieri alleati e innumerevoli civili muoiono di fame e vengono brutalmente giustiziati. Non so cosa successe, ma un compagno aveva fatto qualcosa che a loro non piacque. Lo afferrarono, lo legarono mani e piedi, gli misero una benda sugli occhi, gli coprirono gli occhi con una sciarpa in modo che non potesse vedere e con una grossa spada da samurai gli staccarono di netto la testa. È una cosa terrificante, vedere la testa cadere da un lato e il corpo dall'altro, mentre le braccia si muovono ancora. Ci sono ancora 4 milioni di soldati giapponesi sopravvissuti, 4 milioni di figli del cielo, il cui motto è «Soldati americani, io uccido». Prendete il Giappone e fatela finita. Credetemi, i filmati che abbiamo visto, il modo in cui le notizie venivano presentate. Ricordo un'inserzione sul giornale che chiamava gli americani barbari sterminatori. Ecco fino a che punto si era caduti in basso. Avevamo creato un'immagine per i generali e per i combattenti, dipingendo quella gente come dei subumani, dicendo che erano diversi da noi, che non erano normali esseri umani. Non appena i suoi capi militari pianificano l'attacco del Giappone, Truman riceve due messaggi di vitale importanza. Da Los Alamos giunge la notizia che la bomba atomica sarà pronta per essere testata a luglio, mentre dai servizi segreti arriva la drammatica notizia che i giapponesi vorrebbero arrendersi. I decodificatori americani avevano intercettato tutte le comunicazioni tra il governo giapponese e le sue ambasciate all'estero. E ora il presidente riceve un rapporto giornaliero, chiamato in codice intercettazioni magiche, di tutti i messaggi chiave diplomatici da Tokyo. Ora egli sa che la leadership giapponese sta tentando di mettere fine alla guerra. Gli Stati Uniti avevano intercettato il più alto sistema di codificazione del governo giapponese. Spesso le trasmissioni dalle nostre stazioni erano così rapide che leggevamo i messaggi addirittura prima dello stesso governo giapponese. Un giorno stavo lavorando da solo ed intercettai un messaggio dal Ministero degli Esteri giapponese indirizzato a Naotaka Sato, l'ambasciatore giapponese nell'Unione Sovietica. Si trattava di una richiesta a Sato di implorare l'aiuto dell'Unione Sovietica per uscire dalla guerra. Così divenni il primo speaker inglese di tutte le forze alleate a sapere che la terza potenza dell'asse era vicina alla fine. Il presidente Truman,
incerto su come reagire, decide che le notizie della pace giapponese devono essere tenute segrete al pubblico americano. La posizione dell'imperatore Hirohito è critica nei confronti di qualsiasi accordo di pace. Come Hitler e Mussolini, egli è considerato dagli alleati un criminale di guerra. Ma per i giapponesi Hirohito è il Giappone e l'esercito avrebbe combattuto fino all'ultimo uomo se l'imperatore fosse stato in pericolo. È un dio il cui status divino lo pone al di sopra di tutto. L'imperatore era una sorta di simbolo religioso che teneva insieme tutti i giapponesi. La gente poteva anche avere idee diverse, ma l'imperatore era il fattore unificante di tutto il Giappone. E questo non poteva essere cancellato. Truman chiede al Giappone la resa incondizionata. Ora è consigliato di modificare i termini per permettere al Giappone di mantenere il proprio imperatore e rendere possibile la resa. L'ammiraglio Leahy, il capo dello staff di Truman, sostiene che la resa si può concordare solo fissando dei termini. L'ex presidente Herbert Hoover suggerisce a Truman di permettere ai giapponesi di conservare il proprio Mikado. Il segretario di Stato aggiunto Joseph Grew suggerisce contemporaneamente che il fallimento nell'assicurare la sopravvivenza dell'imperatore assicurerà il prolungamento della guerra. Il generale Douglas MacArthur, comandante supremo nel Pacifico, aggiunge che l'impiccagione del loro imperatore sarebbe per loro come la crocifissione di Cristo per noi. Ma l'unica persona che consiglia al presidente di non fare nessuna concessione all'imperatore è James F. Burns, direttore della mobilità bellica sotto Roosevelt e segretario di Stato sotto Truman. Burns era un amministratore acuto e sterzante. Come senatore era stato più tollerante e rilassato, ma quando approdò alla Casa Bianca era impegnatissimo ed era un amministratore molto, molto inflessibile ed efficiente. La stampa cominciò a chiamarlo il vicepresidente. Burns era l'integralista. Undeterred by temporary setbacks and ever willing to accord to others that tolerant understanding that we wish others to accord to us, we must not relax in our efforts. In qualità di consigliere di Roosevelt, Burns sa tutto del progetto Manhattan. Egli diventa allora il massimo sostenitore dell'uso della bomba atomica contro i giapponesi ed è dietro a tutti i rifiuti di Truman a modificare i termini della resa. The Japanese now know that their dreams of conquest are shattered. They hope that our desire to see our soldiers and sailors home again and the temptation to return to the comforts and profits of peace will force us to settle for some compromise short of unconditional surrender. They should know better. La mentalità era che ognuno sapeva che i giapponesi non si arrendono mai. Naturalmente non sapevamo che la bomba fosse ormai pronta e che fosse il motivo di quella resistenza. Nel deserto del New Mexico, la prima bomba atomica del mondo è pronta per essere testata. Nome in codice Trinity. Ci furono dati degli occhialini da saldatore per non rimanere accecati. Io li tenevo sugli occhi, con dei guanti, in modo che la luce non entrasse dai lati. E dato che sono una persona prudente, ci misi sopra anche gli occhiali da sole. Poi iniziò il conto alla rovescia. Ricordo che la mia prima impressione fu di delusione, tutto qui. Poi ricordai di avere quel materiale assorbente. Così, quando tutto svanì, sollevai gli occhiali da saldatore e guardai la sabbia. Era quasi il tramonto, insomma era buio. E quando sollevai gli occhiali e guardai la sabbia, era come se avessi scostato una tenda in una stanza buia per lasciar passare la luce del sole. Rimasi impressionato. E naturalmente mi sorse il dubbio.
cosa succederà quando sarà utilizzata. Avevo la sensazione che si trattasse di un'arma terribile. Sicuramente utile per la Seconda Guerra Mondiale, ma una minaccia per il futuro. Prima del test della bomba, Truman e Burns partono per un viaggio di 10 giorni per l'ultima conferenza di guerra a Potsdam, nella Germania sconfitta. Lì, insieme a Churchill, tentano di frustrare le ambizioni di Stalin di espandere il comunismo sia in Europa che in Asia. Le due superpotenze, l'America e l'Unione Sovietica, sono ancora alleate, ma stanno segretamente complottando una contro l'altra. Truman, rivolgendosi ai sovietici, gli avverte che se la bomba esplode, per quella gente è finita. Le notizie della nascita della loro baby atomica è trasmessa al presidente subito dopo il suo arrivo a Potsdam. Quando arrivò al presidente la voce che il test su Trinity aveva avuto successo, ne fu molto, molto contento. Era deliziato. Deliziato non è il termine giusto. Sapeva che quella era una possibilità per portare la guerra ad una celere conclusione, per evitare la perdita di altre vite americane e giapponesi. A questo punto l'imperatore interviene personalmente e dà la sua autorizzazione per un messaggio a Stalin. Il messaggio diceva: Sua Maestà non può sopportare oltre che le perdite, i disastri, il sacrificio aumentino giorno per giorno. Perciò vorrebbe che la guerra terminasse il più presto possibile. La notizia di un intervento senza precedenti dell'imperatore raggiunge Stalin prima della conferenza di Potsdam. Avrebbe anche ricevuto un emissario personale della casa imperiale, il principe Konoye, in modo che i termini della fine della guerra potessero essere negoziati. Questo problema venne discusso molte volte a differenti livelli. Il problema era che si trattava di un principe, un membro della famiglia imperiale. Se fosse stato un primo ministro sarebbe stato diverso. Il nostro atteggiamento nei confronti dell'impero era, si sa, assolutamente negativo. Non sapevamo chi lo avrebbe incontrato, perché Stalin non poteva incontrarlo. Quando Stalin parla a Truman del messaggio dell'imperatore, il presidente sostiene che Stalin non deve fare nulla per accelerare la resa giapponese. Ora la bomba atomica è pronta. Truman calcola che l'America può porre fine alla guerra da sola, senza l'intervento dei sovietici. Logicamente gli americani ci scoraggiavano dal condurre i negoziati di pace, perché volevano dimostrare che potevano far finire questa guerra da soli. Nel suo diario di Potsdam, Truman scrive: telegramma dell'imperatore giapponese con richiesta di pace. Credo che i giapponesi ripiegheranno prima che entri la Russia. Sono sicuro che lo faranno non appena Manhattan apparirà sul loro paese. Truman ora sa di avere l'arma che avrebbe dominato il dopoguerra. Stalin ha i suoi piani per estendere il potere sovietico nel Pacifico, per dichiarare guerra all'imperatore, per impossessarsi di quei territori in Asia occupati dai giapponesi e addirittura per invadere il Giappone stesso. Burns era molto preoccupato riguardo alla Russia. Li guardava con sfiducia. Credo che pensasse che la fine della guerra avrebbe visto gli Stati Uniti di nuovo in lite con la Russia. Così, a Potsdam, Truman e Burns decidono di sganciare la bomba atomica sul Giappone. Questo avrebbe frenato Stalin dal desiderio di controllare politicamente sia l'Europa che l'Asia. Una volta che i leader della guerra americani videro che il Giappone era prossimo alla resa, loro lo sapevano di sicuro, non volevano che i russi ci entrassero, non li volevano come co-occupanti del Giappone. Burns aveva chiaro il fatto che questa dimostrazione di potere sarebbe stata una spina nel fianco dell'America,
che ci avrebbe posto in una posizione di potere nella decade successiva. Credo che fosse questo il pensiero decisivo che gli fece intraprendere la linea dura. Pensammo che avrebbe influenzato gli altri sapere che l'avevamo e che l'avevamo noi soli. Si trattava di qualcosa come una spada di Damocle sulla testa di tutti. Quindi pensammo che avremmo potuto ottenere un atteggiamento più ragionevole in tutto il campo diplomatico. Sull'isola di Tinian, 1500 miglia dal Giappone, la forza d'urto atomica, conosciuta come il 509esimo Composite Group, si prepara a entrare in azione. Arrivammo lì a maggio, poi ci specializzammo, diciamo, nel lancio di bombe da 5 quintali su singole fabbriche nelle città del Giappone e ne sganciavamo una alla volta su ogni fabbrica per allenare l'equipaggio, per fargli fare un po' di esperienza sul territorio nemico, per testare la nostra precisione di lancio. A luglio del 45 la forza aerea giapponese è quasi totalmente distrutta, quindi non ci sono rischi per i bombardieri americani. Mi sentivo tranquillo come un turista in una escursione. Non c'era pericolo. I giapponesi non avevano aerei da guerra o da combattimento che potessero operare in altitudine. Noi lavoravamo ad alta quota, quindi eravamo relativamente al sicuro. So it was relatively safe. I militari giapponesi non sanno nulla della bomba atomica e credono ancora di poter respingere un'invasione americana. Ma i mediatori di pace nel governo sanno che la loro unica speranza resta negoziare la pace. Il primo ministro Suzuki attende ansiosamente notizie da Potsdam. Il Giappone aveva chiesto all'Unione Sovietica di fare da mediatore per porre fine alla guerra, ma i sovietici tardavano a rispondere. Avevano promesso che avrebbero risposto al Giappone dopo la conferenza di Potsdam. Così il Giappone decise di aspettare la risposta degli alleati da Potsdam, la dichiarazione di Potsdam. Stalin ignora il messaggio dell'imperatore. La dichiarazione di Potsdam, l'ultimatum degli alleati al Giappone, chiede ancora la resa incondizionata, altrimenti il Giappone deve aspettarsi una pronta e totale distruzione. Non c'è nessuna garanzia che l'imperatore possa rimanere sul trono. All'ultimo momento James Burns chiede che una clausola nella dichiarazione garantisca che l'imperatore venga rimosso. Nella dichiarazione di Potsdam il futuro dell'imperatore non era chiaro e non era chiaro se dopo la guerra il sistema imperiale sarebbe rimasto. Eravamo molto preoccupati per questa omissione. Per noi era il punto più importante per decidere se accettare o no la dichiarazione di Potsdam. E così il gabinetto prese la seguente decisione. Manteniamo il silenzio e non facciamo commenti sulla dichiarazione di Potsdam. Scritto in giapponese suonava come uccidere con... Al ritorno da Potsdam, Truman viene accolto a Plymouth da re Giorgio VI. Essi parlano della bomba. Ormai la decisione è presa. L'ordine finale di utilizzare la bomba sul Giappone viene dato da Truman, da Potsdam, il giorno prima della promulgazione della dichiarazione degli alleati. La risposta dei giapponesi non ha nessuna importanza. La pace non può essere negoziata. Truman e Burns non hanno alcuna intenzione di permettere al Giappone di arrendersi prima di aver sganciato la bomba. Il comandante supremo in Europa, il generale Eisenhower, ha delle forti riserve sul suo utilizzo. Più tardi dirà: non era necessario colpirli con quella cosa terribile. La prima bomba atomica, nome in codice Little Boy,
è una singola bomba che può distruggere un'intera città. È un'arma di distruzione di massa che nasce dalla reazione a catena all'interno di un nucleo di uranio. A Tinian, il colonnello Paul Tibbets, comandante della forza d'urto atomica, riceve l'ordine di prepararsi a sganciare la bomba. Non sapevamo nulla della bomba, non sapevamo se avrebbe funzionato, se saremmo esplosi in aria. Il 4 agosto, in occasione di un briefing speciale con il colonnello Tibbets, sapemmo che la prima missione sarebbe stata il 6 agosto e che si trattava del Little Boy e che l'obiettivo sarebbe stato uno di questi quattro nell'ordine: Hiroshima, Kokura, Nagasaki e Niagara. Tre non sarebbero stati colpiti se tutto fosse andato bene sul primo, Hiroshima. Truman organizza delle riunioni segrete per gli ultimi suggerimenti sull'utilizzo della bomba. Si studia un primo raid aereo durante il quale lasciare gli obiettivi illesi in modo da poter misurare l'impatto dell'esplosione atomica sulla città e sulla popolazione. L'obiettivo scelto è un centro con una fabbrica di materiale bellico circondato da abitazioni di operai. La bomba deve essere utilizzata senza preavviso. L'idea di far esplodere una bomba di dimostrazione su una zona disabitata per risparmiare delle vite umane viene scartata. Ciò significava che le città e i civili erano l'obiettivo primario. E questo era contro le regole di guerra che gli Stati Uniti si erano sempre sforzati di far rispettare. Sei aerei B-29 formano la forza d'urto guidata da Enola Gay, l'apparecchio a cui Tibbets aveva dato il nome di sua madre e da cui sarebbe stata lanciata la bomba. La formazione ha due aerei di scorta, uno con a bordo degli strumenti per misurare l'impatto dell'esplosione, l'altro per filmare e fotografare. Gli altri B-29 vengono usati come pattuglia di avanzamento per dare informazioni di tipo meteorologico. Sapevo che quello era il giorno, non importava che giorno fosse. Noi ci eravamo esercitati per ben 9 mesi per quel giorno. L'unica preoccupazione era: dobbiamo fare questa cosa e fermare la guerra. Per questo non possiamo fallire. Sei ore dopo è l'alba e la forza d'urto sorvola la costa giapponese. Il 6 agosto il cielo sopra ad Hiroshima era radioso e limpido. Poi vedemmo un B-29 volare sulla città con dietro una striscia bianca. Guardammo tutti verso quell'apparizione. Il tempo era perfetto e potevamo vedere quello che chiamammo il punto iniziale. Sapevo dove si trovavano i fiumi, non solo dalle fotografie, ma anche dalle mappe e dalle immagini radar. Conoscevamo quella città come le nostre tasche. Il punto preso di mira è un ponte affollato nel centro di Hiroshima. La bomba è preparata per esplodere a 550 metri sopra la città. Potevamo vedere il ponte di Hiroshima, ovvero il bersaglio nemico che avevamo studiato a lungo. Eravamo coscienti di essere allineati all'obiettivo e che lo stavamo puntando. Proprio mentre gli abitanti di Hiroshima stanno andando al lavoro, il colonnello Tibbets dà l'ordine che introduce l'era atomica. Sono le 8:15 della mattina. Vedi la bomba sganciarsi in caduta libera dal suo aeroplano. La potei vedere molto più facilmente di chiunque altro fosse sull'aeroplano da cui fu sganciata. Tra me pensai, comunque vada a finire, ormai è troppo tardi. Guardammo in alto e gridammo, è un B-29. Pochi istanti dopo, gli insegnanti uscirono fuori dalla sala professori nel giardino della scuola ed il nostro bidello urlò, state attenti. Proprio in quel momento ci fu un boato improvviso e vibrante che ci risuonò nelle orecchie.
Immediatamente divenne tutto buio. Non vedevamo niente. Non avevamo idea di cosa stesse accadendo. Successe tutto molto velocemente. Era bello a vedersi. C'era il rosso, il giallo, il blu, il verde e l'arancione. Un misto di colori bellissimi. Io non sentii nulla, vidi solo quei bei colori proprio di fronte a me. Tutto bolliva e gorgogliava. C'erano tutti i colori dell'arcobaleno. Insomma, dei colori così belli da non potersi immaginare. Ce n'erano tanti. Viola che diventavano arancioni, arancioni che diventavano, non so, qualsiasi colore immaginabile. Dovevamo fare una virata veloce per andarcene da lì e mettere quanta più distanza tra noi e l'esplosione, anche se in quel momento eravamo saliti molto in alto. Vidi l'area dove la città brillava al sole appena pochi minuti prima, scoperta da un fumo che dal grigio arrivava al nero. Poi iniziarono a cadere pesantemente su di noi grosse gocce d'acqua. Non sapevamo che dopo quanto successo la pioggia fosse contaminata dalla radioattività. La pioggia era nera. Eravamo tutti bagnati. Le mie gambe si inzupparono di pioggia nera. Fu in quel momento che mi accorsi che il mio piede dalla caviglia in giù era scomparso. Era una scena terrificante. Si sentivano lamenti ovunque. Acqua, acqua. E la gente che piangeva per le loro madri. Era come essere all'inferno. Non potete immaginare come fosse senza esserci stati. I cadaveri e i corpi della gente ancora viva giacevano uno accanto all'altro. Mi è difficile descriverlo. Era impossibile dire chi fosse vivo e chi fosse morto. Mentre fuggivamo, vidi molte vittime, le braccia tese in avanti in questo modo. La pelle non c'era più, i vestiti erano a brandelli. Eravamo più o meno tutti nudi e scalzi. Ci trascinavamo tentando di fuggire chissà dove. Eravamo come dei fantasmi in movimento. Durante la fuga, vidi un uomo con la parte superiore del corpo tutta conficcata dai vetri. Un altro, il cui busto era tutto spellato, e quello che si vedeva era la carne, la nuda carne. C'era una donna a cui era uscito fuori il bulbo oculare. Non ricordo se era l'occhio destro o il sinistro, ma era coperta di sangue. Tra la gente stesa a terra vidi qualcosa di terribile. Il corpo di una donna con gli intestini sparsi tutto attorno a lei. C'era un bambino accanto a sua madre morta. Tutti e due non avevano più la pelle. Il bimbo era ancora vivo e piangeva. Piangeva incessantemente. Non riesco a dimenticare quel pianto, nemmeno oggi. Sapevamo che la missione era stata compiuta come previsto, come era stato deciso. Eravamo contenti che avesse funzionato e che fossimo rimasti tutti di un pezzo. Eravamo stanchi, ci aspettavano 5-6 ore di volo per tornare indietro e così schiacciai un sonnellino. Prima pranzai, mangiai un sandwich e bevvi del succo d'ananas e poi andai dietro a riposare. Poi mi svegliai, fumai un sigaro facendo dei cerchi di fumo in aria mentre rientravamo alla base.
Dopo essere atterrati facemmo quello che si chiama debriefing. Dopo il rapporto ci fu una grossa festa. Al suo ritorno a Tinian, il colonnello Tibbets viene decorato con la Gran Croce per essersi distinto nell'azione. Truman e Burns stanno rientrando da Potsdam quando vengono raggiunti dalla notizia. Il presidente dirà all'equipaggio della nave: questo è l'evento più grande della storia, e annuncia la notizia al mondo. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. On that day, quel giorno ci fu un'esplosione di gioia in tutta Los Alamos. E devo dire che ebbe un influsso negativo. Gioire di una cosa simile non è ammissibile in nessun caso. Due giorni dopo Hiroshima, Stalin invia le sue truppe al confine tra la Russia e la Cina per attaccare i giapponesi in Manciuria. Continua l'invasione per una settimana, rendendosi conto che la fine è vicina. Vuole occupare la Cina settentrionale e arrivare al Giappone prima della resa dell'imperatore. Truman contava di terminare la guerra senza che l'Unione Sovietica venisse coinvolta. Si mosse molto rapidamente per essere sicuro di escludere la Russia dalle operazioni finali contro il Giappone. La ragione per cui le bombe atomiche furono sganciate fu per assicurarsi che l'Unione Sovietica non si trincerasse in Cina, o peggio ancora, secondo il punto di vista degli Stati Uniti, prima che si muovesse per le isole alla volta del Giappone. In pochi giorni, l'esercito giapponese della Manciuria si arrende ai sovietici. Aver liquidato l'esercito giapponese in Manciuria fu decisivo. 1.200.000 soldati, 147 generali, un intero esercito. Incredibile. Il fiorfiore dell'esercito giapponese è completamente distrutto. I soldati sovietici vengono accolti come dei salvatori dagli abitanti della Manciuria, che avevano patito per più di 10 anni l'occupazione giapponese. L'Armata Rossa prosegue l'assalto verso la Corea del Nord, occupa porti e isole strategiche nel Pacifico e minaccia lo stesso Giappone. Specialmente contro l'esercito giapponese, fu proprio l'intervento russo a dare il vero colpo finale. Non solo al governo giapponese, ma specialmente all'esercito. L'intervento russo ha dato il colpo finale. Ma i militari giapponesi stanno ancora disperatamente tentando di minimizzare la disfatta in Manciuria e di nascondere alla gente la devastazione avvenuta a Hiroshima. Non viene data nessuna notizia alla radio della loro resa alle forze sovietiche, né dell'orrore della bomba atomica. L'unica cosa che venne detta era che esisteva un nuovo tipo di bomba. Una bomba grande e molto potente, e che se si indossavano vestiti bianchi si era più sicuri. Il gabinetto di guerra giapponese è a un punto morto. L'imperatore Hirohito si trova nel bel mezzo di una disputa tra coloro i quali vogliono arrendersi immediatamente e chi vuole tenere duro per ottenere delle condizioni migliori. La prima bomba non aveva avuto, per quanto ne sapessimo noi e il nostro governo, un grosso impatto sull'imperatore o sul gabinetto di guerra giapponese. Non avevano affatto cambiato idea riguardo alla possibilità di accettare la dichiarazione di Potsdam o qualsiasi altra indicazione tramite la Svizzera o chiunque altro. Le loro idee riguardo alla guerra non erano cambiate. Gli americani erano impazienti di utilizzare la loro seconda arma atomica, una bomba al plutonio, nome in codice Fatman. Questa volta la bomba porta le firme dell'intero equipaggio con un messaggio speciale per i giapponesi e per il loro imperatore.
Al diavolo il vostro imperatore. E poi ecco, non riesco a ricordarle tutte, sono passati 50 anni, ma c'erano parecchie scritte del genere lì sopra. Truman e Burns sono preoccupati dalla crescente minaccia sovietica nel Pacifico e non hanno intenzione di aspettare una risposta dal Giappone. Una seconda forza d'urto atomica è su Nagasaki, porto meridionale del Giappone, quando l'aviatore aggancia il suo bersaglio. A un tratto disse, ci sono, ce l'ho. Mi diede il segnale per effettuare una veloce virata a destra, cosa che feci. Lui vide Mitsubishi Street e la bomba venne sganciata. Demmo un'occhiata alla città e vedemmo le stesse cose che vedemmo ad Hiroshima, ovvero quella pesante coltre sulla città che la faceva letteralmente scomparire alla vista e poi la nuvola che iniziava a ribollire fino a far nascere un fungo enorme. Vedi un corpo che giaceva a faccia in giù, completamente nero. Non riuscivo a vedere chi fosse, lo girai e vidi che teneva le mani sul volto. Spostai le mani e finalmente la vidi. Era mia sorella. Poi cercai mia madre tra le macerie. Gridavo, madre, 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 più forte che potevo. Mentre spostavo le macerie mi sembrava di impazzire. Poi vidi i miei vicini di casa. Erano entrambi carbonizzati. Non riuscivo a trovare mia madre e pensai che forse si era rifugiata in qualche casa vicina. Alla fine trovai mia suocera e mia madre, entrambe morte, una accanto all'altra. Subii numerose ustioni e soffrii per le forti radiazioni. Ero in condizioni critiche, ma sopravvissi. Da allora spesso mi ammalo. Sono stato già ricoverato almeno una quindicina di volte. Ho anche tentato il suicidio. Odiavo davvero la bomba atomica ed odiavo l'America, il paese che aveva lanciato la bomba atomica. Ero davvero amareggiato, amareggiato e furioso con gli americani. L'attacco atomico a Nagasaki distrugge gran parte della città, uccidendo questa volta 70.000 civili. Il numero di vittime totale delle due bombe atomiche ammonta a 200.000 morti. Si stima che negli anni immediatamente successivi più di 100.000 persone moriranno a causa delle radiazioni. Gli americani rilevano con attenzione gli effetti dell'esplosione atomica grazie agli strumenti scientifici lanciati dagli aeroplani di scorta. I dati raccolti vengono inviati agli scienziati di Los Alamos. Eravamo felicissimi che qualcuno finalmente avesse inflitto una distruzione simile al Giappone, facendogliela pagare, e provammo grande piacere nella vendetta. Eravamo talmente eccitati che restammo svegli tutta la notte a parlare della possibilità di non dover più invadere il Giappone e di non restare uccisi. Credo fosse inevitabile. Quando vedi che una cosa ha funzionato bene, ti convinci che la seconda possa andare ancora meglio. Sembrava la ciliegina sulla torta. Truman afferma che la bomba atomica ha fermato la guerra e risparmiato la vita di molti americani. Ma l'invasione del Giappone era stata programmata di lì a 3 mesi. Per quella data l'imperatore si sarebbe sicuramente arreso, quindi la bomba non sarebbe stata necessaria per sconfiggere il Giappone. La dottrina ufficiale dell'epoca era stiamo per invadere il Giappone. E all'improvviso arriva questa grande arma lanciata su Nagasaki ed Hiroshima e la guerra finisce. Beh, è plausibile dire che furono salvate delle vite.
ma in seguito sapemmo che il Giappone stava per arrendersi e dunque non fu salvato proprio niente. Non c'era nessun bisogno di sganciare la bomba. Nessuna delle due, di sicuro non la seconda. La prima non era necessaria perché è ormai chiaro che i giapponesi si sarebbero arresi 2 o 3 mesi dopo. Ma lo stato d'animo degli americani chiede vendetta contro l'imperatore e la decisione di lanciare le bombe atomiche risulta molto popolare. Un sondaggio fatto solo pochi giorni dopo dimostra che l'85% del pubblico americano ne approva l'utilizzo e la grande maggioranza crede alla spiegazione di Truman secondo la quale le bombe avevano fermato la guerra e salvato vite umane. Ma esistono anche altre ragioni. Perché non avremmo dovuto lanciare quelle bombe? Avevamo investito enormi somme di denaro e fatto un enorme sforzo per produrle. Bisogna giustificare una cosa del genere senza pensarci troppo. Ci fu quella che io chiamo dinamica militare. Abbiamo un'arma, una nuova arma, quindi la usiamo. Era la psicologia militare di quell'epoca. Se il presidente non fosse andato avanti con il lancio della bomba, credo che sarebbe stato messo sotto accusa. L'imperatore Hirohito accetta dunque l'inevitabile. Il 14 agosto, nel suo palazzo, registra un messaggio di resa. Quella notte, alcuni ufficiali dell'esercito, rifiutando di accettare la resa, tentano di impossessarsi della registrazione per evitare che l'imperatore la diffondesse via radio. Gli ufficiali ci catturarono e tentarono di sequestrare la registrazione del messaggio imperiale. Interrogarono i nostri capi dell'ufficio informazioni ed il capo della nostra divisione tecnica che l'aveva nascosta. Ma nessuno di loro rivelò dove si trovava. La nascondemmo nella stanza di una delle donne di servizio. L'ultimo atto disperato da parte del gruppo intransigente dei militari ha vita breve e costoro vengono subito arrestati. La registrazione dell'imperatore che dice al popolo giapponese di arrendersi viene trasmessa il 15 agosto. È la prima volta che il popolo sente la sua voce. Tutti ebbero la stessa reazione, credo, di sorpresa al discorso dell'imperatore e al fatto che la guerra fosse finita. Credo che tutti fossero molto, molto commossi. Però sapevano anche che questa era una sconfitta. E nessuno vuole essere sconfitto in guerra, qualsiasi sia il tuo paese e qualsiasi sia la guerra che stai combattendo. Quindi era un misto di emozioni differenti e molti piangevano. I motivi per lanciare la bomba sono molti. Vendetta, desiderio di sperimentarla e 2 miliardi di dollari investiti giocano il loro ruolo nella decisione presa da Truman. Ma soprattutto il governo americano sente il bisogno di dimostrare il suo potere indiscusso sull'Unione Sovietica. Truman aveva saputo da Burns che non poteva fidarsi dei russi e che forse sarebbe stato bene dar loro un esempio del potere di cui erano in possesso. L'Armata Rossa si è imposta nel centro Europa. In Asia le forze sovietiche avanzano verso il Giappone. Burns dice a Truman che la bomba avrebbe permesso loro di dettare le proprie condizioni. L'impiego della bomba renderebbe Stalin più malleabile in Europa e avrebbe evitato l'espansione sovietica in Asia. Truman coglie il messaggio. Stalin ritira l'ordine di invadere il Giappone, ma mantiene salda la presa sull'Europa orientale. Il lancio della bomba significava anche non dobbiamo esitare nell'usare roba forte. Questa fu l'espressione usata, roba forte. Il lancio della bomba fu un elemento molto potente nella conduzione diplomatica. Tanto da dire ai russi non esitiamo a giocare duro. Nella baia di Tokyo, a bordo della USS Missouri, il generale MacArthur si prepara ad accettare la resa del Giappone. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent,
to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance while taking all necessary dispositions to ensure that the terms of surrender. It was very brief. Fu un discorso breve, ma molto bello. Non mi aspettavo altro che un trattamento miserabile da parte di un comandante supremo delle forze alleate. Quindi fui molto scioccato quando MacArthur ripeté queste tre parole: libertà, giustizia, tolleranza. E ascoltando il discorso di MacArthur pensai: se il Giappone avesse vinto la guerra, il comandante giapponese avrebbe pronunciato parole simili? I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Toshikazu Kase fa all'imperatore un resoconto della cerimonia. L'imperatore stava lanciando un messaggio forte. Temeva che la delegazione giapponese venisse insultata. Quando sottolineai invece libertà, giustizia, tolleranza, l'imperatore pianse. Nonostante la sua richiesta di resa incondizionata, Truman ha già stretto un patto segreto con il Giappone usando l'ambasciata svizzera da intermediario. Ora che la bomba atomica è stata lanciata, Truman decide che l'imperatore può rimanere a capo del suo paese. Fa esattamente il contrario di quanto stabilito a Potsdam. Se avesse fatto questa concessione a luglio o addirittura prima, si sarebbe potuta concludere una pace negoziata, salvando centinaia di migliaia di vite e senza l'uso delle bombe atomiche. La mia opinione circa la bomba è che ha allungato la guerra e che la diplomazia avrebbe potuto portare la pace a maggio. Ma siccome nessuno aveva tentato di usare le vie diplomatiche per arrivare a maggio, la guerra venne prolungata perché c'era quest'idea fissa: per fermare la guerra bisogna sganciare la bomba su una città. Il presidente ha riportato la vittoria su un nemico odiato verso il quale nessuno prova pietà. Nell'euforia, pochi sono gli americani che si fermano a pensare a tutte le implicazioni dell'utilizzo in guerra delle prime armi atomiche su dei civili. L'uso di armi atomiche fu intenzionale e superfluo. Non avevamo affatto bisogno di usarle. Non credo che il presidente Truman avesse all'epoca alcun dilemma morale. Più tardi, quando lui e ognuno si rese conto di quale pericolo, di che tipo di danni avesse inflitto sui civili, egli deplorò il fatto che avesse dovuto essere usata. Ma non credo che abbia mai avuto dubbi sul fatto che era una decisione da prendere. Credo che fosse assolutamente disumano, anche se nel bel mezzo della guerra e tra tutti i suoi orrori. Mi chiedo se l'umanità, eccetto coloro che inventarono quella bomba, fossero realmente coscienti di cosa stavano scatenando nel mondo. Due settimane dopo Hiroshima e Nagasaki, Stalin ordina che venga data immediata priorità al suo programma atomico. I sovietici effettuano il loro primo test nucleare nel 1949. Nel 1964 i cinesi effettuano il loro primo test nucleare. Oggi, 50 anni dopo i primi attacchi atomici su Hiroshima e Nagasaki, è stato calcolato che circa 20 paesi sono in possesso di armi atomiche o che sono in procinto di costruirne. Vogliamo che tutti sappiano che le vittime della bomba atomica non hanno avuto il privilegio di morire da esseri umani.
Noi sopravvissuti ci auguriamo che queste armi non vengano più utilizzate per nessun motivo. 50 anni fa le bombe atomiche erano armi sperimentali in confronto alle armi usate oggi, 1000 volte più potenti. Quelli di noi che furono contaminati dalle radiazioni 50 anni fa ne soffrono ancora oggi gli effetti. In guerra non esistono né vinti né vincitori, ma gente che soffre. Quello che abbiamo passato non dovrebbe mai più essere vissuto da nessuno. Vorremmo vedere tutte le armi atomiche spazzate via dalla faccia della Terra. Questo è il nostro desiderio più grande. Vi prego, ascoltate la voce dei sopravvissuti. E vi prego, assicuratevi che tutte le armi atomiche vengano distrutte. Ve lo chiediamo dal profondo del cuore.